stante le iniziative promosse a Gualdo Tadino da un apposito comitato nel 700° del beato Angelo da Casale, compatrono della città. In via Cesare Battisti è stata inaugurata l'edicola votiva Virgo Fidelis, nome con cui si identifica la Vergine Maria, patrona dell'Arma dei Carabinieri fin dall'11 novembre 1949. Il manufatto raffigura la Madonna e il beato Angelo con accanto l'eroe Salvo d'Acquisto, vicebrigadiere dell'Arma che sacrificò la propria vita per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste e per cui è in corso il processo di beatificazione. Arricchita da un pannello in ceramica artistica, l'edicola è stata realizzata dal maestro ceramista gualdese Giovanni Passeri ed installata da Domenico Frillici. A svelarla alla città e a benedirla, il vescovo di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino, Monsignor Domenico Sorrentino, che ha ricordato l'importanza di trasmettere la fede e le tradizioni alle nuove generazioni attraverso la scuola. In questo ponte, tra i carabinieri e la Vergine Santa, ha detto: «Credo che ci sia un valore fondamentale che vale per tutti, quello della fedeltà, da perseguire come elemento essenziale della propria dignità». L'iniziativa è stata impreziosita dalla presenza, per la prima volta Gualdo Tadino, della banda musicale dell'Arma dei Carabinieri, nota in tutto il mondo per il fascino e la varietà del suo repertorio, ascoltato da un nutrito pubblico nel Parco della Roccaflea. Il prossimo appuntamento con gli eventi legati al 700° della morte del Beato Angelo è in programma per sabato 22 giugno, quando alla Mediateca del Museo dell'Emigrazione sarà presentato il percorso Il Cammino degli Eremiti.